Ci troviamo all'interno del santuario del carcere di Sant'Agata, che rappresenta uno dei luoghi più importanti del culto e della tradizione agatina, nonché uno straordinario scrigno di tesori archeologici. Ci troviamo nella chiesa di San Biagio in Sant'Agata la Fornace, luogo che ricorda il terzo e ultimo martirio di Sant'Agata. L'iscrizione alla base dell'altare ricorda proprio questo: Hic candentibus volutata carbonibus, che vuol dire qui gettata e rotolata tra carboni ardenti. Pezzo di scultura importantissimo presente all'interno della nostra chiesa è quello che le fonti definiscono il presunto sarcofago di Sant'Agata. È un sacco di iuta, chiamata nel nostro mestiere la padella. È un noto marinaio, questo qua si chiama bilanzoneddu in dialetto, perché serve a bilanciare la candelora in base all'altezza della persona. Volevo dire a tutti di portare avanti questa tradizione, questo impegno da parte di tutti, perché è una cosa bella per tutti, è una cosa che abbiamo nel cuore tutti.